Dragon Boy, sei sicuro che tutta questa riunione sia veramente necessaria? Il vero attacco è tra poco. Perché vuoi incontrare queste persone? Esatto, Barbanera, Garp e Crocodile. Posso anche capirli. Ma quella persona, perché partecipa con noi? Sono settimane che è qua, ma ancora non ha detto nulla. Ivan, Sabo, avete ragione. L'attacco finale è quasi pronto. Tuttavia, queste persone avranno tutte un ruolo determinante, che ne siano consapevoli o meno. Ed io voglio conoscere il loro vero punto di vista. Ricordatevi che se siamo arrivati a questo punto è grazie a tutti i nostri sforzi ed è stato solo perché ogni nostro movimento è stato pianificato e calcolato. Riguardo alla persona che è qui con noi, non preoccupatevi. Non appena avremo finito l'ultimo incontro saprete tutta la verità e vi spiegherò tutto. Non ti ho mai visto così riservato con noi comandanti. Ad ogni modo il capo sei tu. Faccio entrare il primo. Vieni, Crocoboy. Sono piacevolmente stupito che tu sia qua con noi. Non credevo saresti mai venuto. Non ringraziarmi, sono qui solo per sapere cosa volete ancora da me. Crocodile, presto le cose cambieranno. L'attacco definitivo ai draghi celesti e al governo mondiale ormai è imminente. E noi vorremmo che tu portassi dalla nostra parte e quindi tornassi nell'armata rivoluzionaria, anche solo per questa ultima volta. Io non tornerò mai con voi. Mi avete chiamato solo perché volete le informazioni che ho su Pluto. Beh, potete andare al diavolo. Crocoboy, non ti permettere di parlare così a... Hai proprio ragione, Crocodile. Non ti mentirò. Ci interessano le tue informazioni e le tue ricerche su Pluton. Sia per utilizzarla, sia per contrastarla nel caso in cui fosse il governo mondiale ad impossessarsene. Una volta combatteremo fianco a fianco. Per adesso siamo alla resa dei conti. Ormai è giunto il momento. Perché non vuoi tornare con noi per questa battaglia finale? Almeno abbiamo gli stessi obiettivi, non è vero? Non fare leva sul mio passato da rivoluzionario. Anche se il nostro obiettivo è lo stesso, non ho mai condiviso i vostri metodi. Regalare denaro anziché assumere mercenari. Sprecare tempo e risorse per della plebaglia non in grado di combattere. Assurdo poi rinunciare a qualsiasi potere politico. Crocodile, adesso basta. Finché ti rivolgi a me in questo modo lo accetto, ma non davanti a Dragon Boy. Fa un po' come ti pare, Imako. Ora che non c'è nemmeno possibilità di rientrare nella flotta dei sette, sono un semplice ricercato esattamente come voi, quindi poco mi importa di quello che pensate. Anzi, ho già perso fin troppo tempo qui, Dragon. Con voi e con quell'idiota di tuo figlio che ha distrutto i miei piani. Me ne vado. Quando lo capirete che per ribaltare questo governo con i vostri stupidi metodi pacifisti ci metterete 1000 anni? Crocodile, prima che te ne vai, almeno ci rivedremo nella battaglia. Vedremo. Dragon, ma davvero speri di avere aiuto da uno come lui? Certamente, Savo. In realtà Crocodile ha sempre condiviso i nostri ideali. Semplicemente non abbiamo mai condiviso i suoi metodi e i suoi sacrifici che andavano accettati dal suo punto di vista. Ma lui vuole esattamente quello che noi vogliamo. Ivan, fai entrare il nostro secondo ospite, forza! Zio! Guarda un po'. È già la seconda volta in poco tempo che ci vediamo, non è vero ragazzi? Zio! C'è con voi una quarta persona. Zeha! Crede che non sappia già di chi si tratti? Zeha! Non preoccuparti,
Non ti riguarda, Ticci. Ti abbiamo convocato solo per informarti che la nostra collaborazione è finita. Sei stato prezioso con il tuo attacco a Baltico e ci hai permesso di infiltrarci a Mare Jõa quando tutti pensavano che fossimo stati annientati. Ma ora che ci siamo rilevati, non abbiamo più intenzione di perseguire e proseguire con della gente come te. Zehaha! Oh, rivoluzionario! Favore reciproco, avevo troppo gli occhi puntati addosso. Non ho alcun interesse verso il governo. I miei scopi sono molto diversi dai vostri. A voi la vostra rivoluzione! Buona fortuna, uomo più ricercato al mondo. Zehaha! Teach, un'ultima cosa. Non azzardarti a toccare mio fratello. Sono stato chiaro? O dovrei vedertela con me? Zehahahaha, interessante come sei tu a preoccupartene. Tu un fratellastro e non suo padre. Zehahahaha, non ho più interesse in cappello di paglia. Gli farò la pelle solo se sarà lui a venire da me. Non sarò io a cercarlo. Zehahahaha. Che razza di personaggio viscido quel Barba Nera. Boh. Boh. È meglio che non ci penso. Dragon Ball. Possiamo far entrare il nostro ultimo ospite. Non credevo che avresti mai accettato di venire fin qui. Padre! E perché non avrei dovuto? A parte la squadra Sword, cosa mi resta? Tutto ciò per cui ho sempre lottato e sperato è andato in frantumi. La Marina è manipolata fino al midollo. Nonostante avessi cercato di indirizzarvi verso la Marina, avete fatto sempre di testa vostra. E forse avete sempre avuto ragione. Sono io ad aver fallito. Cercando di indirizzarvi, ho ottenuto solo la morte di Ace. L'altro mio nipote è uno dei pirati più ricercati del mondo. Mentre tu sei colui che sta per distruggere il governo. Il mio migliore amico era un pirata. C'è altro in cui posso fallire? Tu puoi aiutarci a cambiare le cose e a ripristinare l'equilibrio. Non ci interessa la guerra fra marine e pirati. Ti promettiamo che una volta che il governo sarà caduto, noi cercheremo con premura di trovare il nuovo grande ammiraglio, in modo che sia una persona retta e che segua la vera giustizia. O magari potresti essere proprio tu ad indicarci chi sarà la persona più adatta per quel ruolo. La vera giustizia, ammesso sia mai esistita. D'accordo, figlio, avrete la mia collaborazione. Ti chiedo solo di lasciarmi morire in battaglia se sarà necessario. Se mai dovrò cadere per ridare dignità ad una marina ormai allo sbando, ne sarò felice. E Sengoku sarà con me. Qualsiasi cosa sarebbe meglio dei Gorosei e di quel cane di Akainu, che purtroppo, nonostante sia pieno di buoni valori, ormai ha perso la ragione per rispettare la sua giustizia assoluta. E tu, che te ne stai lì in un angolo sotto quel cappuccio, non pensare che non ti abbia riconosciuto. Fai la tua parte fino in fondo questa volta. Permettimi una domanda, Dragon Boy. E quest'incontro, te lo chiedo ancora, era così necessario? Alla fine, solo tuo padre è dalla nostra parte. Perché abbiamo imbastito tutta questa cosa? Certamente, Ivan, queste tre persone saranno fondamentali. Ognuno di loro avrà un ruolo quando sarà il giusto momento. E tu che hai ascoltato tutto. Ho esattamente fatto ciò che mi hai chiesto in cambio delle tue informazioni. Ora spetta a te. Questa volta non puoi fallire. E Im-sama va tolto da quel trono. Ho cambiato i miei obiettivi per te. E ho radunato queste persone che possono spostare gli equilibri della guerra. Sabo sarà il primo. Dopodiché, ognuno avrà il suo ruolo, ma alla fine di tutto dipenderà da te e dalla tua scommessa. Mio figlio è la tua scommessa, ma è anche la mia. Non è vero? Shanks il rosso.